Si è concluso all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti il 15° congresso nazionale su ricerca e formazione applicate alle scienze motorie e sportive. Un appuntamento di grande rilevanza per il mondo accademico e scientifico. Esperti, docenti e professionisti del settore si sono riuniti per discutere delle nuove frontiere della ricerca e della formazione, con l'obiettivo di migliorare le performance sportive e promuovere il benessere fisico. Il congresso ha rappresentato un'importante occasione di confronto e aggiornamento, coinvolgendo centinaia di partecipanti e dando risalto a progetti innovativi e collaborazioni interdisciplinari. È il momento in cui tutti i ricercatori che si occupano di scienze motorie sportive si vedono insieme, si confrontano, e quindi un momento di particolare crescita culturale, il momento in cui la ricerca esplode proprio grazie alla possibilità di contaminazione e di confronto. Arrivano in genere ricercatori da tutta Italia, sono 300-400 persone, ma vengono anche molti colleghi dall'estero, in un palcoscenico che diventa internazionale. Questi nostri incontri, come quelli un po' di tutte le società scientifiche, sono straordinariamente importanti non solo perché raccolgono ricercatori, ma anche perché è il momento in cui c'è un confronto con l'opinione pubblica e un confronto con le istituzioni. Soltanto un lavoro di concerto può infatti sottolineare l'importanza, per esempio, dell'attività fisica per la salute, oppure la tutela della salute nello sportivo, insieme a quello dell'inclusione, per esempio, nelle scuole. E un altro passaggio importante è la presenza di tanti professionisti in questi contesti, quindi la ricerca diventa traslazionale, c'è un passaggio diretto di conoscenze dai ricercatori a chi l'applica direttamente nel quotidiano.